Ritorno e ovviamente i tifosi della squadra di casa sperano di riuscire a capovolgere la situazione dopo i primi 90 minuti. Squadra a caccia del riscatto dopo la sconfitta esterna rimediata contro il Napoli. Li vedo favoriti per questa sfida, anche se vengono da una sconfitta per 2-1. Cerca lo scudetto che manca ormai dai tempi di Maradona, troppo importante per una piazza calda e appassionata come quella napoletana. Hanno fatto acquisti mirati per rinforzare una rosa già competitiva. Si comincia il primo pallone per il Napoli. Cerca la rete. Tirato malissimo, un pallone che finisce sul fondo. Mkhitaryan, ottimo l'intervento in tuffo del portiere. Mkhitaryan, colpo di testa che finisce fuori. Che occasione sprecata. E si chiude qui il primo tempo, 0-0 alla fine dei primi 45. Cosa ti aspetti dalla seconda frazione, Stefano? Un po' difficile fare previsioni, una partita molto aperta, dall'esito ancora incerto. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Occhio al tiro e sarà calcio d'angolo. Prova il tiro, nulla di fatto, ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. Occhio al cross. Cerca la rete, palla ancora in gioco, pericolo. E il fallo interrompe l'azione d'attacco. Ci arriva con la punta delle dita, ma si gioca. C'è la prateria per andare. Prova la botta. Era una bella azione, potevano e dovevano sfruttarla meglio. Mi piace la squadra che si distende in questo modo. Un pizzico di sfortuna nella conclusione, però. Attenzione, è arrivato il gol allo scadere. Il Napoli è passato dunque a condurre quando manca pochissimo al termine. Gol fortemente voluto che gli spalanca le porte del successo. Hanno trovato il gol del vantaggio proprio nei minuti di recupero. Se non sono dei pazzi, si portano a casa la gara. Termine adesso diventa durissima per gli avversari. Si rovesceranno in avanti. Prova a sorprenderlo. Attenzione, ecco il gol. Avversari ancora storditi e loro ne hanno approfittato con quest'altro gol. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Eccolo il fischio finale, vittoria per il Napoli. Il risultato della doppia sfida li vede dunque vincitori di questo turno. Sì, possono proprio essere soddisfatti.
Un saluto a tutti gli appassionati e ovviamente a presto.